Ben ritrovati ragazzi, di cosa parliamo oggi? Oggi ho qualcosa tra le mani, qualcosa di davvero particolare direi, qualcosa che non vedo, che non si vede tutti i giorni. Sto parlando del Beholder MS1. Voilà! Eccolo qua, è un gimbal a tre assi, davvero, davvero innovativo. Finalmente, dopo tanto cercare, l'ho trovato. Ma vediamolo in profondità insieme. Questa è la confezione con il quale arriva, molto molto carina. C'ha la sua valigetta, vedete all'interno troverete il gimbal stesso, le batterie che ho già inserito e questi due accessori, il cavo di ricarica per le batterie e questa che vedremo meglio insieme a cosa serve tra 5 minuti. Allora, parliamo di questo Beholder. Intanto c'è da dire che è un gimbal tre assi, quindi voilà, ecco qua, come potete vedere, è anche così, che supporta fino a 850 grammi. Questo lo piazza nel mondo delle mirrorless. Quella che vedete montata su questo Beholder è una Pocket, una Blackmagic Pocket Cinema Camera, ma ci sta tranquillamente anche la GH4 per esempio o la Sony A7SR, tutte e due. Bene, devo dire che l'ho provato e mi è piaciuto un sacco. Vediamo insieme le caratteristiche principali. Materiale di costruzione, come è costruito, è davvero a un livello davvero ottimo. Il materiale è tutto in metallo, c'è pochissima plastica, ci sono questi canali dove passano i cavi che però restano coperti da una gomma protettiva, i motori sono abbastanza potenti e la rifinitura è ottima. Ci sono qui davanti, come potete vedere, c'è il joystick, dopo vediamo a cosa serve. Qui sotto c'è il pulsante di accensione e spengimento. Qua c'è una presa USB e che vedremo insieme a cosa serve anche questa, e qua c'è un'altra micro USB. Ok, vediamo le batterie che non sono riuscito a scaricare. Dopo 3 ore di lavoro le batterie non erano ancora in riserva, diciamo. Sono delle normalissime batterie molto comuni da trovare, mi riprendo la scatola che mi fa da appoggio. Su internet le trovate tranquillamente, sono 2600 mAh e costano 3 lire. Potete comprarne anche un altro pacchetto, un'altra serie. Ovviamente le batterie sono, fa parte del Beholder, le batterie sono singole. Vi consiglio di comprarle perché nonostante durino molto, per ricaricarle ci vuole altrettanto tempo. 5 ore, 4-5 ore per ricaricarle da zero è quello che serve per portarle alla massima carica. Le potete inserire una volta caricate nell'impugnatura, che è del diametro perfetto per un'ottima presa, un ottimo grip. Non è né troppo grande, né troppo stretto, né troppo spesso, né troppo fine, si tiene molto bene. Come potete vedere l'impugnatura permette di tenere l'indice sul joystick, che dopo vedremo a cosa serve, e anche per arrivare al pulsante di accensione e spengimento. Bene, detto questo, vi faccio vedere una cosa. Queste batterie, oltre ad alimentare il gimbal, possono alimentare diverse cose. Diverse cose perché se nella presa USB grande ci infilate questa lampada LED, per esempio, che viene fornita insieme, vi può essere molto utile per avere un po' di luce che aiuti la messa a fuoco, oppure per qualcosa che avete attaccato qua, o qualcosa che dovete vedere, o semplicemente dove mettete i piedi se state lavorando con poca luce. Ma ancora meglio, potete attaccarci un normalissimo cavo USB e, per esempio, per la Pocket Cinema Camera c'è una ricarica, anzi da questo lato io posso inserire il cavetto e nel manico e nella Pocket Cinema Camera ed avere una batteria che dura decisamente di più di quella fornita con la fotocamera. Ovviamente dovete tenere conto di queste cose. Se mediamente può durare la batteria del gimbal 3 ore, 3 ore e mezzo, questo è quello che loro dichiarano, ma per me è durata di più perché non sono riuscito a scaricarla in 3 ore. Se attaccate la vostra fotocamera in carica con la stessa batteria potrete forse dimezzare, non ne ho idea, non ho provato, comunque durerà meno. Detto questo, però, è una funzione molto molto utile. Una cosa fondamentale in questo gimbal è il bilanciamento.
E vi spiego subito per quale motivo. Bilanciare questo gimbal è semplice dal punto di vista pratico, molto semplice, ma può risultare complicato con alcune combinazioni di macchina fotografica obiettivo. Dopo vediamo nel dettaglio. Vi faccio vedere intanto come funziona, perché così non sbilancio troppo appunto il bilanciamento che ho appena fatto con questa Pocket Cinema Camera. Per accenderlo si clicca il pulsante sotto al joystick, lui si autocalibra ed è pronto a funzionare. Ok? Una volta che l'avete acceso, lui sta già funzionando, come vedete. Allora, ci sono due modalità, potete utilizzarlo in follow mode, come quando lo accenderete è già in follow mode. Questo significa che se girate l'impugnatura a sinistra o a destra, la macchina fotografica, la mirrorless, vi seguirà. Lo stesso se andate in alto e in basso, farà un pan and tilt molto morbido che accompagna il vostro movimento. Oppure potete metterlo in lock mode, quindi bloccare su un punto e a questo punto qualsiasi cosa io faccia, lui rimane bloccato lì, inchiodato lì. Ora, perché vi dicevo che il bilanciamento di questo gimbal è importante? Vi faccio sentire una cosa. Non lo sentite, lo so che non lo sentite, si sente a malapena, ma vi posso assicurare che se lo impugnate si può sentire. Se non è bilanciato perfettamente c'è una micro vibrazione, e parlo di bilanciamento quando è spento, c'è una micro vibrazione che si può percepire se utilizzate dei teleobiettivi o degli obiettivi sopra i, diciamo, 70 mm. Questa Pocket Cinema Camera ha un fattore di moltiplicazione di 2,7, quindi se io monto un 50 mm normale diventa quasi un 150 mm, un 135, e si inizia a poter notare la micro vibrazione che c'è quando la macchina non è perfettamente bilanciata. L'altra cosa che è fantastica di questo gimbal è appunto il joystick di cui vi ho parlato prima. A cosa serve? Serve perché sia in follow mode che in lock mode potete muovere a destra e a sinistra, oppure in alto e in basso, la vostra fotocamera, la vostra videocamera a vostro piacimento. Quindi non importa se per esempio adesso io metto in lock mode, vedete che se giro lui non si muove, ma se muovo il joystick lui accompagna. Potete guidare la vostra fotocamera in un pan o in un tilt davvero fluido, e questo cambia la vita, ve lo posso assicurare. Bene, vediamo come si bilancia. Ah, vi voglio dire una cosa, qua sotto c'è una vite, una filettatura per montare questo beholder su un cavalletto oppure anche su un monopiede, per esempio, e potete utilizzarlo quasi come un crane. Dico quasi perché per utilizzarlo come un crane bisognerebbe remotizzare questo joystick. È possibile farlo, bisogna sapere un pochino smanettare, però perlomeno se lo mettete in lock mode e fate una videoripresa dall'alto con un monopiede, questa, la ripresa che farete sarà molto molto stabile. Quindi se posizionate la fotocamera nella posizione giusta e vi alzate con un monopiede, otterrete sicuramente un risultato molto interessante che non potete ottenere in altro modo se non con un vero e proprio crane che vi permette anche i movimenti. Ok, detto questo vi voglio far vedere appunto il bilanciamento. Per bilanciare bisogna andare a svitare questa vitina che c'è qua sotto, e la placca scivola fuori. Sotto la fotocamera vedete che c'è una placca che può scorrere avanti e indietro, oppure a destra e a sinistra. E qua c'è uno dei limiti di questo beholder. Perché dico che è un limite? Perché per esempio con la Fuji X-T1, con la quale sto facendo adesso questo video, non riesco a bilanciarlo per il semplice motivo, vi faccio vedere, torno a mettere la Pocket Cinema Camera al suo posto e vi faccio vedere che lo spazio che c'è tra qua e il motore, tra il bordo della fotocamera e il motore, è davvero poco. Ora, con la Pocket Cinema Camera non è un problema, ma con la X-T1, dove l'obiettivo è montato più centrale, la sporgenza che c'è
il corpo macchina sporge in maniera più abbondante rispetto a questa pocket cinema camera e non entra, non ho abbastanza spazio, nonostante sposti la placca tutta, la fotocamera tutta a destra sulla placca, non riesco ad avere abbastanza lo spazio necessario per farci entrare la macchina fotografica. Ok, questo problema è stato risolto con la nuova versione dell'MS1, MS1S, nella quale viene fornita una placca adattatrice per diverse macchine fotografiche, per diverse mirrorless, la Sony A7R, la Sony A7S possono essere già montate qua, ma con la placca vi troverete molto più comodi, sarà molto più facile bilanciare anche la Sony A7R o S. Per quanto riguarda la GH4 invece riuscite a bilanciarla con senza placca, ma ad ogni modo la placca secondo me diventa davvero indispensabile per riuscire ad avere un range di lenti e di corpi macchina un pochino più ampio rispetto a quello che è il Beholder in questo momento. Bene, vi ho già detto che, vediamo se mi dimentico qualcosa. Ah, il prezzo è davvero incredibile, $500, intorno ai $500, lo trovate a $4.99, $5.99, $4.59, dipende da dove lo cercate, e dollari, sto parlando di dollari, e a questo prezzo, per questo aggeggio, è una figata. Non c'è solo il Nebula 4000 che fa concorrenza all'MS1, anzi viceversa, è l'MS1 che fa concorrenza al Nebula 4000, ma questo MS1 è uno scalino sopra al Nebula 4000 per quanto riguarda la cura dei dettagli e il funzionamento, la semplicità di uso. Il Nebula 4000 permette di montare macchine fotografiche un pochino più pesanti, non mi ricordo fino a quanto, ma sopra il chilo. Uscirà a brevissimo una versione dell'MS1 che supporta finalmente la Canon 5D Mark III e tutta quella classe di fotocamere lì. Credo di avervi detto tutto. Ne vale la pena? Per me ne vale la pena, a questo prezzo assolutamente. Cambierà il vostro modo, radicalmente il vostro modo di fare riprese, la qualità dei vostri video, e non vedo l'ora, la settimana prossima, di potervi far vedere cosa si può fare con questo piccolo aggeggio. Cercherò di girare un po' di video e fare un piccolo montaggio di un paio di minuti da potervi mostrare. Grazie per essere stati con me anche oggi. Vi ricordo che potete iscrivervi al canale e così non vi perdete nessun video, e se vi è piaciuto o vi è tornato utile questo video, fate un like, ok? Grazie mille, paolo@detrane.it, enjoy more, ciao!